L'Europa ancora disunita e distante dal trovare un accordo e una risposta comune per affrontare la crisi energetica dovuta all'aumento vertiginoso del prezzo del gas. A rallentare le trattative ancora la Germania, che dopo aver detto per il momento no al price cap, ha deciso di muoversi autonomamente annunciando un massiccio pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro, pari al 5% del PIL. Una mossa criticata sia dal commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni che da quello al mercato interno Thierry Breton, che in una lettera a doppia firma inviata a Berlino scrivono: le azioni intraprese a livello nazionale hanno importanti ricadute sugli altri stati membri e rischiano di minare l'integrità del mercato unico, quindi un approccio coordinato a livello europeo è più che mai cruciale in questo particolare momento. E poi si chiedono: come possono gli stati dell'Unione che non hanno gli stessi margini di bilancio della Germania sostenere allo stesso modo imprese e famiglie? Serve dunque riaffermare i principi di solidarietà e di azione comune che sono alla base del progetto europeo. Da qui la proposta dei due commissari. Come fu quello per la pandemia, serve ancora un modello europeo realistico basato su prestiti e non trasferimenti per permettere a tutti di avere gli strumenti per difendersi dal caro bollette. Non si è fatta attendere la risposta della Germania. Molti fondi del Recovery Fund non sono stati ancora utilizzati, ha detto il cancelliere Scholz, denaro che potrebbe essere utilizzato dai paesi per far fronte alla crisi. Intanto, poco fa, il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, dall'Ecofin in Lussemburgo, ha detto che si sta lavorando per definire spazi di flessibilità nell'uso dei fondi di coesione per usarli nel contesto dell'attuale crisi energetica.